Bentornati e benvenuti nel mio canale. Io sono Alessia e se ancora non mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram. Trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. Come avete letto dal titolo, oggi vi dirò qualcosa da fare in questi giorni in cui molto probabilmente vi annoierete stando a casa. E niente, iniziamo. La prima cosa che vi suggerisco di fare è prendere... No, perché parlo in inglese italiano? Fare delle foto ai vostri accessori di valore. Con questo intendo, allora, mo vi spiego. Se perdete, che ne so, un bracciale importante intendo di valore, comunque che a voi interessa molto perché è un valore sentimentale, e molto probabilmente vi chiederanno o lo scontrino, comunque ad esempio quando si comprano i ciondoli di Pandora vi danno il certificato di autenticità. E allora, se voi non avete lo scontrino perché molto probabilmente non vi ricordate dove state, non lo conservate o l'avete buttato, vi potrebbero chiedere delle foto per far vedere che comunque quell'accessorio che cercate è il vostro e che non l'avete rubato voi a vostra volta. La seconda cosa che potreste fare è pulire le vostre scarpe. Io sono la prima che ho un paio di scarpe, le Stan Smith bianche, che non ho mai pulito da quando le ho comprate, infatti si vede, si può benissimo vedere. Quindi prendete il sapone dei piatti, quelle cose che vi danno a Foot Locker per pulire, qualsiasi cosa, e pulitele. Se volete posso portarvi anche un video, farò delle ricerche, vi porto un video su come pulire le scarpe, almeno vi insegno qualcosa, non porto solo video stupidi. E niente, pulitele. Erano bianche. Come terza cosa potreste pulire i vostri telefoni. Con questo intendo non pulire, prendere a pezzi e pulirli, ma pulirli all'interno. Ad esempio cancellate applicazioni che non usate, cancellate le foto vecchie che non volete più, che non vi servono. Disiscrivetevi da quelle email che vi mandano, non sapete manco il perché, chi vi ha scritto e vi arriva sempre l'email e voi state, ma chi te conosce? E oppure potreste anche pulire il vostro Instagram. Con questo intendo andare sui seguiti, eliminare le persone che non volete seguire, che non vi interessano, e quando trovate i post o le storie le skippate proprio. Come quarta cosa e come terza cosa che potreste pulire, i vostri pennelli. Io non sono un buon esempio in questo, so pulirli bene ma non li pulisco mai, infatti si vede benissimo da questa clip che state vedendo. Per questo allora, visto che i pennelli, se ci si trucca per andare a scuola, ci sono 5 giorni su 7. 5 giorni su 7 vuol dire che usate sempre quei cosi. Se usate sempre quei cosi, vuol dire che là sopra ci saranno le peggio cose, i peggio microbi. E forse quella è una delle cause dei vostri brufoletti, delle vostre imperfezioni. Potrebbe essere, non si sa quello che ci sta sopra, quindi pulite. Sto a posto. E poi vedete se con i pennelli puliti vi vengono meno brufoli rispetto a quando usate i pennelli non puliti. Voglio sapere, se vi va scrivetelo qua sotto, studiate le vostre pennelli. Come quinta cosa potreste mettere a posto i vostri armadi o cassetti, cassettiere, quello che vi pare, i vostri vestiti in generale. Io ho 2, 3, 6 cassetti sparsi e non si aprono quasi, per quanta roba c'è. E metto sempre le stesse cose perché sono quelle che metto sempre a lavare e che stanno sempre sopra. Le cose sotto non le vedo. Quindi, pulendo i nostri, perché metto in mezzo anch'io, i nostri armadi, potremmo mettere tutti i vestiti che abbiamo. Non tutti, ma almeno l'80% li mettiamo. Io metto sempre le stesse cose. Sempre maglietta a collo alto nero, bianca. Maglietta bianca a collo alto più pesante. Quelli sempre, quelli. Come sesta cosa potremmo fare il backup del telefono. Questo perché se vi si rompe il telefono, tocchiamo ferro, almeno avete dei dati salvati. Quindi io vi consiglio di fare un backup almeno una volta a settimana se avete lo spazio, almeno una volta al mese, ogni 2 settimane. Perché ve l'ho detto, almeno non perdete tutti i dati, tutte le foto, tutti i contatti e li avete lì sul computer e diciamo che state un po' più tranquilli. Come settima cosa potremmo fare una vision board, come questa qui.
E questo significa mettere insieme tutte le foto o comunque tutto quello che voi vorreste raggiungere in una vostra vita ideale, nella vostra utopia. Guarda che italiano. E quindi mettendo insieme tutte le cose che vorremmo, sto facendo dei studi sulla legge dell'attrazione, se le mettiamo insieme magari potrebbero arrivare un giorno. E quindi fate la vostra vision board, appendetela, stampatela, lasciatela lì, mettetela come sfondo del computer, del telefono, quello che vi pare, ma almeno se è un periodo un po' no, o se siete un po' giù di morale, o se avete il ciclo, perché quello è il peggio dei periodi per noi, andate lì, vi tranquillizzate, guardate, io voglio essere così, non arrendetevi. E lo dico io che ho avuto giù da sola. Un'ottava cosa, potremmo provare delle ricette naturali per la skincare. Con questo intendo qualcosa di leggero, non di fare una maschera col bicarbonato, cioè no, regolatevi. Ad esempio io utilizzo uno scrub naturale di miele, zucchero e gocce di limone, però ho altre ricette che utilizzo poche volte perché non mi fido di quello che creo io, visto che non sono una dermatologa, non studio. Possono avere sì 3000 aspetti naturali bellissimi che possono aiutarvi, però non si sa mai come potete reagire. Quindi prima di provare queste cose vi consiglio di fare un test sul braccio, sulla mano, per vedere se avete comunque qualche reazione strana. Invece, come nona cosa, potremmo provare nuove ricette salutari. Ad esempio vi faccio i crepe con la farina d'avena e l'albume. L'altro giorno ho provato una nuova merenda che non vi dico perché voglio portarvi un video, ve lo voglio fare. E niente, andate su Pinterest, su Giallo Zafferano, quello che vi pare, cercate nuove ricette e provatele, fatemi sapere se ne avete qualcuna buona, io la proverò. E niente, questo è tutto, spero di tenervi un po' compagnia in questi giorni che siamo a casa un sacco di tempo. Spero di avervi dato qualche idea carina da fare per perdere un po' di tempo. E come sempre iscrivetevi al canale, attivate le notifiche così non perdete nessun video. Seguitemi su Instagram, trovate il link qui sotto e qui vi sarà apparso il mio profilo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, funky! My darling, I love you, I love you.